Questo è il punto di cui parlava l'ammiraglio. E così ce l'avete fatta. Ammiraglio! Oh, c'è anche il segugio! Yeah! Salute a te. Addio. Ci siamo. Si comincia. Ne siete proprio sicuri? Ritorneremo, non temere. E come avete fatto a trovare questo posto? È stato lo Zora Magdaros ad aprirci la strada. Al momento di morire, i draghi anziani si dissolvono nell'effluvio e l'energia accumulata nelle venature della terra si cristallizza. E col tempo ha dato origine a questo posto? Sì, tuttavia in questi ultimi anni ho potuto percepire che le energie della terra si sono intensificate. Ah, so già dove vuoi arrivare. Stai pronto, amico mio. Ci aspetta qualcosa di terribile. È qui dentro. Ah, grande Madred. Accidenti. Per molti anni la bioenergia dei draghi anziani ha creato questo. Neanch'io immaginavo potesse essere così enorme. Sembra troppo puro. Che cos'è in realtà? No!
pensi tu? Io porto in salvo il Wyverniano, tu tieni a bada il nostro amico. Non deve lasciare il nido, costi quel che costi. Io cerco rinforzi. Tu cerca di fare il possibile.
Sei proprio un bel tipo. Non sai fare altro che dormire e precipitare nel vuoto. Allora, quanto è stato splendido lì sotto. Vi siete divertiti? Sì. Ah, beh, buongiorno. Grazie a voi la commissione di ricerca ha concluso il suo lavoro. Ho già incaricato una nave di fare rapporto alla Gilda. Invieranno i soccorsi e confermeranno le nostre scoperte. Mi complimento con tutti voi per il coraggio e la condotta esemplare. E adesso festeggiamo! Tutti al banchetto! Salute! Beh, ce l'abbiamo fatta. Sai, dopo lo schianto mi sono chiesta spesso se non avrei fatto meglio a rimanere a casa. Ma il nuovo mondo mi ha regalato un'avventura unica e non solo. Oh, è lei! Vado solo a salutarla. Vieni. Posso? Se non fosse stato per te non sarei qui. Grazie. Il vostro è un gruppo un po' eccentrico, ma siete persone colme di talento e passione, uniche. Sembrate tutti ostinati e incompatibili, ma nel momento del bisogno sapete unirvi e dare vita a una forza inarrestabile. Sono sicuro che insieme sareste in grado di superare qualsiasi ostacolo. Un mostro che è cresciuto nella bioenergia. Così letale, così vicino, eppure celato nell'ombra. Forse è stato lui stesso ad attirare i primi anziani per tentare di soddisfare la sua sete di energia. È possibile. Forse ha usato un feromone o qualcosa di simile. Queste terre si sono arricchite di sostanze nutritive, diventando la dimora perfetta per i mostri più potenti. E quell'abbondanza d'energia ha convinto altri anziani a trasferirsi nella landa. Per fortuna, siete riusciti a fermare quella bestia. Se avesse lasciato il suo nido, sarebbe stato un disastro. Dunque, alla tua salute. No. Preferisco che lo tenga tu. Ascoltate, gente. Abbiamo ricevuto notizie dalla Gilda. La Gilda vi rende onore per aver risolto il mistero della traversata degli anziani. Confermiamo che il mostro è di una specie di drago anziano sconosciuta. Abbiamo scelto un nome ufficiale. Xenojima. Riteniamo concluso l'incarico della commissione. Vi ringraziamo ancora per i servizi resi. Siete liberi di tornare a casa in ogni momento. Sì. Tuttavia, la presenza della commissione nel nuovo mondo può recare importanti benefici alla Gilda, quindi vi chiediamo di proseguire il lavoro se fosse di vostro interesse. Questo è quanto. Se decideremo di restare per nuove ricerche, dovremo affrontare nuove sfide, nuovi pericoli. E voi non li volete, giusto? E invece no, tutt'altro! Certo che è ciò che vogliamo! Ma, restiamo! Ce la faremo! Sì che vogliamo! Per favore, comandante! Sì, sì. Altro che... In questo caso, commissione, benvenuti nella vostra nuova casa! Dovrò mettere su un po' di peso! Ci sarà un sacco da sgobbare. Oh.
Già. Ehi, come va? Che si vede? Sapevo che era solo questione di tempo. Senti il richiamo dell'azione? Il nuovo mondo ci aspetta. Andiamo a caccia.